All'Assemblea Costitutiva di Rossa, una relazione di Barbarossa e di un gruppo di lavoro sull'organizzazione. Rossa nasce, ma cosa nasce? Un nuovo partito, una nuova fazione, un processo, un movimento? Ne avete discusso? Qual è la proposta? Sì, la tentazione di alcuni è anche quella di fare un nuovo partito strutturato, anche perché i partiti della sinistra radicale ci accontentano poco. E tuttavia, secondo me, dobbiamo evitare l'idea di fare il partitino, perché non abbiamo maturato una critica radicale profonda alla tradizione dei partiti comunisti, in particolare novecenteschi. Quindi una struttura accogliente, aperta, che non faciliti, anzi che impedisca gli scontri tra appartenenze, storie, ma che metta insieme, attraverso un percorso di confronto vero interno e soprattutto esterno, eviti la delimitazione di steccati. Una struttura dunque accogliente e aperta. Però con una tessera, quindi un'appartenenza anche formale. Sì, a parte il fatto che le tessere si fanno anche all'Associazione per la Pace o ai comitati, la tessera è un elemento di identità interna, di rappresentatività esterna e anche di appartenenza. Poi la tessera è molto bella così come è fatta, semplice e evocativa. Questa è un'assemblea che si dice costituente, ma non conclusiva di un percorso. No, inizia un percorso, nel senso che ha messo a fuoco gli inizi dell'Assemblea di Bologna e le iniziative territoriali, e che punta a costruire il movimento e il soggetto politico con quelle caratteristiche che dicevo prima a giugno. Quindi è una tappa di discussione e costituzione di un percorso. Ma Barbarossa è sempre attenta alla questione delle forme anche patriarcali dell'organizzazione politica. Come evitare che anche qui si riproducano difficoltà e problemi che tutte le altre organizzazioni hanno vissuto? Sì, io sono una femminista da sempre e porto il femminismo in tutte le formazioni neutre naturalmente, miste, uomini e donne, in cui mi trovo a operare. Credo che questa, come altre formazioni storiche della sinistra radicale, sia una formazione oggettivamente e storicamente maschile, proprio perché agli uomini è stata data la patente di politica e alle donne quella di natura, di cura. Va ribaltato questo meccanismo e attraverso un percorso culturale. Non si tratta né di quote né di spingere le donne o di metterle laddove non ci vogliono stare o di dire abbiamo bisogno di donne. Si tratta di un percorso culturale che devono fare soprattutto i compagni uomini, a non pensare al pensiero maschile come rappresentativo di entrambi i generi. È un percorso culturale a cui però vanno date delle spinte concrete. L'ultima considerazione, questa tessera che voi oggi distribuite non è una tessera escludente altre appartenenze, ci si può avere doppia tessera e partecipare ad altri progetti, è un modo di intendere la relazione con altre strutture, con altre organizzazioni, o è un processo transitorio? Io penso che non debba essere transitorio, proprio perché non penso ad un partito nelle forme tradizionali. Certo, tutto è aperto nel momento in cui avremo maturato una riflessione critica sulle forme partito. Non si può dire né sì né no, il discorso è aperto, però questa tessera rappresenta una identità ed un'appartenenza a Rossa. E come si diceva prima, siccome non è escludente, quindi ci sono compagni e compagne che hanno storie e soprattutto che hanno militanze non solo in altri partiti, in partiti, ma anche in movimenti e associazioni, e quindi l'importante è che si vada in una direzione, ovviamente, e non in direzioni che siano contrapposte oppure l'una al contrario dell'altra, cioè una sinistra radicale, anticapitalista, e anti-austerity e libertaria.